Procuratore era a Napoli in procura quando io ero, comandavo il nucleo investigativo di Napoli, no? Quindi ci conosciamo da tantissimi anni. Napoli come la trovate, come la vedete oggi? Napoli? Beh, per la verità devi chiederla ai napoletani, no? Cioè, devi chiedere come troviamo Altavilla Berlino. Io credo che Napoli sia sempre una delle più belle realtà, difficili. Tanto più difficili sono le cose quanto più amore ci si deve mettere per cercare di dare il giusto valore che meritano. Hai sentito l'appello del Vescovo Battaglia pure su Napoli, insomma, sulla necessità di ridare vita, perché si sta uccidendo anche la speranza. L'Irpinia probabilmente è un territorio diverso, ma quanto diverso, procuratore? Ma diverso non è paragonabile certamente a Napoli, non che qui non vi siano problemi, tutto sta a saperli individuare. Questa è una ricorrenza importante, forse dimenticata, quindi direi che più che il milite ignoto, il milite dimenticato. Quante persone rimangano ignote e però contribuiscono in maniera importante al bene comune. Tutto quello che noi magari diamo per scontato, che è la nostra normalità, quante persone contribuiscono a realizzare quella normalità che ci consente di vivere. Una comunità come questa, che è una comunità poi fatta di persone stragrande maggioranza pacifica, comunque perde un po' la memoria se non viene rinfrescata. Qui non si tratta di parlare di una guerra, le guerre sono consegnate alla storia, ma il sacrificio di chi le ha combattute, il sacrificio di una nazione che ha sostenuto chi le combatteva, il sacrificio di una famiglia che doveva fare tutto da sola perché il padre, il marito, il figlio non era più a casa, quello sicuramente non deve essere mai dimenticato. Ma soprattutto va ricordato che quando un ragazzo di Altavilla passa per una strada e legge Tenente Severino, non è un ragazzo che è morto per niente, è un ragazzo che è partito da qua ed è andato al fronte dove è morto, ed è morto per un paese in cui credeva, in un'unità in cui credeva, e non è scontato, tutto questo non è scontato. Sì, noi in genere siamo abituati a pensare che chi è morto in guerra è morto per odio, ma proviamo a ribaltare la questione, in realtà è morto per amore, non per odio. Dovremmo cominciare a rivalutare tutta una serie di ideali e di sentimenti che spesso, molto spesso, noi riduciamo al rango di emozioni, ma in realtà sono qualcosa di molto più radicato e di radicale.